Sotto certe cifre, sicuramente un qualche inghippo c'è, quindi comunque diffidate delle offerte troppo vantaggiose, perché per forza qualche problema, nascondono. In molti sono in ferie o stanno per andarci, ma le sorprese sono sempre dietro l'angolo. Federcontribuenti ha stilato una lista di quattro regole per non restare scottati sotto il sole di Ferragosto. Evitare di sottoscrivere contratti di multiproprietà o iscrizioni a fantomatiche agenzie. Spesso nei villaggi turistici, promoter approfittano dell'ebbrezza delle vacanze, promettendo soggiorni da sogno per il resto della vita. Purtroppo, alle volte, si rischia di pagare salato questa Sì, distrazione. però queste sono quelle già pagate. Queste sono quelle già pagate. Il pagamento di una quota associativa, che per quel giorno era proposta al prezzo promozionale di 12.900 euro. Controllare che il proprio piano telefonico prevede una tariffa di roaming internazionale e verificarla di persona in un negozio del proprio gestore. Fare attenzione inoltre alla franchigia delle assicurazioni molto economiche, quelle che spesso vengono vendute per pochi euro abbinate ai biglietti aerei. Negli Stati Uniti, ad esempio, le cure mediche sono molto care e queste assicurazioni non le coprono, per cui bisogna pagare le spese mediche di tasca propria. Un'ultima raccomandazione è diffidare delle offerte last minute, verificando anche sulla rete la reputazione di chi ci sta offrendo un appartamento a prezzo stracciato.